Il TAR di Brescia ha respinto la richiesta di Legambiente di Valle Camonica di annullamento del permesso di costruzione del manufatto industriale sul conoide della Concarena in comune di Iono San Pietro, dando ragione quindi a quanto esposto dalla ditta che l'ha realizzato e dando ragione anche al comune che ha autorizzato il progetto. Nel 2019 Legambiente aveva preso posizione contraria alla costruzione del grande capannone e aveva chiesto di annullare il permesso di costruire, che risale appunto al giugno di quell'anno. Nell'esposto di Legambiente vi era anche la richiesta di annullamento del parere favorevole alla costruzione rilasciato dalla Commissione Paesaggio con le delibere del Comune di Iono San Pietro sull'adozione e approvazione definitiva della variante al primo stralcio del piano attuativo. Intanto i lavori sono proseguiti con la realizzazione di un edificio a uso deposito, con annessa palazzina uffici, riorganizzazione di percorsi interni e sistemazioni esterne. Legambiente in questi mesi ha denunciato una serie di presunte violazioni di carattere tecnico, tra cui l'altezza media del nuovo edificio, che non potrebbe superare i 10 metri, oltre al fatto che prima del rilascio del permesso di costruire sarebbe stato necessario acquisire l'autorizzazione paesistica. Ma sulla superficie in questione non gravano vincoli del genere. Le opere di urbanizzazione già nel 2012 avevano ottenuto parere favorevole dalla Commissione Paesaggio e dalla Sovrintendenza perché non sono in zona soggetta a vincolo per rispetto fluviale. Soddisfazione dunque da parte dell'amministrazione comunale di Iono San Pietro, il cui sindaco Elena Progi ha sempre sostenuto che l'ufficio tecnico del comune, la Commissione Paesaggio e i progettisti hanno operato nel completo rispetto delle norme tecniche e urbanistiche. Ora il TAR ha respinto quanto eccepito da Legambiente, mettendo un punto fisso alla vicenda che ora, salvo eventuale ricorso al Consiglio di Stato, si dovrebbe concludere.